ruote, fatica molto. Linea Bulbarelli. Il gruppo Pantani, il gruppo fra i 35 e i 40 corridori. Ebbene, ci sono tutti i primi della classifica generale, non manca nessuno. Da Kamenzin, da Jalabert, c'è anche Di Luca, anche se Di Luca l'ho visto leggermente in crisi. Poi c'è la maglia verde di Bettini e naturalmente la maglia rosa di Jalabert, con Pantani che ha Zaina, Forconi e Borgheresi. Comunque tra le 35 e le 40 unità il gruppo maglia rosa. Ed ecco che Di Luca sta scattando, Di Luca è in quarta posizione. Sì, si è portato in quarta posizione, c'è sempre Forconi che scandisce il passo. Qui la salita è leggermente più impegnativa, siamo con delle pendenze intorno al 6-7%. È importante stare a ruota anche in salita, qui può dare la possibilità di risparmiare un po' di energie. Ed ecco Di Luca nella scia di Cepe Gonzales, sono gli uomini di Pantani che fanno la natura, anche Frigo è nelle prime posizioni. Ed ecco che la regia, ecco qua che la regia ci ripropone lo scatto di un Di Luca estremamente pimpante. Si è alzato sui pedali per apportarsi nelle prime posizioni, per portarsi in quarta, quinta posizione. Comunque mi sembra che anche Figueras quest'oggi stia pedalando molto bene, molto attento intorno alla settima, ottava posizione. Anche Jalabert sta lì che controlla. E siamo tornati sui due battistrada, mentre in testa al gruppo rincomincia il duello Cepe Gonzales Di Luca dell'altro giorno. Ma adesso vedremo. Eccoli, li vedete proprio uno accanto all'altro. Cepe Gonzales con la maglia bianco-verde nella sua scia, la maglia giallo-rosso-blu di Grande, mentre sono sempre gli uomini di Pantani che fanno l'andatura. Mazzocchi. Io mi sono avvicinato alla miraglia della Mercatone 1 Bianchi con Martinelli. Allora tra poco si apriranno i giochi e Pantani ha perso Garzelli per adesso. No, Garzelli è indietro un po' di condizione, è venuto al giro con un problema al ginocchio e oggi sta bene, non ha problemi al ginocchio, però la condizione è quella che è. Avete timore dell'agguato da un momento all'altro? Sì, no, è per quello che ho detto un po' di rallentare, perché mi sembrava che avessero preso un po' un'andatura troppo veloce. Ci sono ancora tutti, vuol dire che stanno tutti bene, anche gli avversari. Adesso c'è un bel falso piano e non vorrei che qualcuno ce ne approfittasse. Ecco, secondo lei quando è proprio il momento in cui qualcuno potrebbe attaccare, il momento migliore o peggiore a seconda dei punti di vista? La salita più dura è il finale, gli ultimi 4 chilometri credo che si aprono lì i giochi di tutto. Grazie a Martinelli, a voi. 20 chilometri alla conclusione, 4,52 il vantaggio dei due battistrade, in prima posizione Borgheresi, in seconda Forconi, poi Cepe Gonzales e Di Luca. Con questa immagine un break pubblicitario. Ritorniamo in cronaca diretta, il vantaggio a meno di 20 km, 4,52. Sì, sta calando, adesso è calata anche la pendenza della salita, non è più dura, adesso non si staccherà più nessuno fino a 5 km dall'arrivo. Analizziamo questa salita. Allora, adesso ci sono un paio di chilometri di falso piano. Poi... E vediamo i due si stanno... Così, mentre siamo a 20 km dalla conclusione, i due stanno un attimo spiegandosi, 3:47, stanno cercando chiarire quale può essere la tattica per i prossimi chilometri. Ah, qui ci sono poche tattiche, bisogna dare tutto, solo che loro tutto lo hanno già dato, dietro stanno rivenendo
fortissimo, stanno adesso andando oltre a 30 orari e tra pochi chilometri ci sarà anche un tratto di 3-4 chilometri proprio discesa, poi pianura, gli ultimi 10 chilometri invece comincia la salita, ma sono gli ultimi 5 che presenta pendenze intorno al 9-10%, l'ultimo chilometro specialmente è durissimo, pendenze superiori al 10%, secondo me gli attacchi cominceranno a 4 chilometri dall'arrivo eventualmente. Ma rivediamo il gruppo Di Luca, Marca, Stretto, Cepe, Gonzales. Ma Di Luca cerca di stare davanti, qui non c'è da questo marcare. Forconi, Borgheresi, poi Cepe, Gonzales, poi cominciano ad arrivare anche gli uomini della Vitalizio Seguros con il campione nazionale spagnolo, con Frigo. Sì, c'è anche Buenaora, il colombiano, c'è anche Simoni che è andato molto bene già a Monteserino e non in classifica generale, ma sono sempre gli uomini della Mercatone 1. Cepe pronto. Eccolo là, con la maglia bianco-verde, Cepe si mantiene nella scia dei due uomini di Pantani, mentre sta arrivando anche Frigo con la maglia rossa della SAEC. Qui è difficile scappare perché i due corridori della Mercatone 1 stanno andando forte e stanno anche salendo col 53, quindi stanno salendo 30 orari. Adesso tende ad essere anche un po' più accentuata la salita, però non c'è più salita impegnativa. E c'è anche il tuo omonimo, Cassani. Sicuro? Non lo so, no, ho qualche dubbio perché c'è Rebellin, c'è... anche perché era un'informazione di radio, informazioni. C'è Rebellin, c'è Virenque, c'è Gotti. Ed eccoci con il gruppo e con il gruppo inquadrato Minisport. I neutri sono tutti uguali. Non è vero, Sanex è dermoprotettivo. Sanex, pelle sana. Piccoli sulla destra, Cauchioli sulla sinistra. Sono proprio stanchi. E come ti credo, da quanti chilometri sono in sono fuga? Sono andati in fuga al 38esimo chilometro, più di 200 chilometri in fuga, con tanta salita, tanto brutto tempo, e sono anche andati perché oggi la media è superiore alla più alta che era stata designata. Quindi tappa lunga, difficile, condizioni atmosferiche terribili, arrivo oltre i 2000 metri eppure media altissima. È intorno ai 38 mi sembra la media fino a questo punto. Cepe in terza posizione, Forconi, primo piano di Forconi, Borgheresi, grande lavoro di questi due atleti, due luogotenenti veramente formidabili in queste situazioni. E lo dimostra il fatto che quando loro sono andati in testa il gruppo è rimasto di una quarantina di unità, vuol dire che sono andati forte e come vedete in una salita quando si va a 30 orari a ruota è molto importante, cioè si risparmia, pensate quanto bisogna andare forte per stare in testa a tirare. Ed ecco Frigo in quarta posizione, merita veramente un elogio questo ragazzo. Io me lo ricordo un paio di anni fa quando vinse il Giro Gotti, fu incredibile, nelle salite era sempre al fianco del proprio capitano, fu importantissimo. L'anno scorso non è andato granché, però quest'anno si è ripreso molto bene, fino al Giro non andava, il Giro del Trentino era anche abbastanza demoralizzato, però adesso sta pedalando molto bene, adesso anche con una buona agilità, bel colpo di pedale. E c'è anche Luttenberger nelle prime posizioni. Anche lui è un gradito ritorno, questo ragazzo che ha fatto il dilettante in Italia con Enrico Maggioni alla Caldirola, è passato la carriera, ha vinto il Giro della Svizzera, è arrivato quinto al Tour, ma i due anni alla Rabobank si è praticamente disperso, adesso è andato a correre la Once e mi sembra che stia pedalando molto bene, è una valida spalla per Jalabert, eccolo lì con la maglia gialla lì in fondo. E c'è Virenque, Gotti, mentre attenzione ci ripropone la regia questo smanettamento di cambio, che rapporto? Adesso eccolo appunto, qua, vedi... Forconi. Ecco, notate, ecco, si può ritornare ecco un attimo, perché ieri abbiamo proprio parlato sull'evoluzione del cambio. Un tempo era sul canotto centrale, poi i velocisti lo portavano al termine del manubrio, ecco qua. Adesso... Quella levetta lì, con quella levetta lì ha messo la catena dal 39 al 53, quindi molto più semplice adesso cambiare, vedete proprio con questa levetta che è dietro alla leva del freno, dà la possibilità al corridore di cambiare moltiplica. Ed eccoli qua, i due battistrada.
sembra quasi che siano così demoralizzati. Tre minuti soltanto il loro vantaggio. Purtroppo non ne hanno più. Un'occhiata generale, Jalabert maglia rosa, 7 secondi soltanto il suo vantaggio nei confronti di Di Luca, l'enfant du pays, attesissimo, eccola qua la classifica. Jalabert, Di Luca 7 secondi, Savoldelli a 16, Rebellin a 20, Pantani a 22, sempre a 22, Frigo con Gotti, Simoni a 25. Auro. Oltre a tutti gli atleti che avete già citato, nel gruppo di testa sono presenti e non credo siano stati inquadrati fino adesso Clavero, Weinsteins, c'è anche Secchiari assieme a Frigo e Savoldelli, poi c'è lo spagnolo Eras, c'è Sgambelluri, compagno di squadra di Di Luca, c'è anche l'ucraino Gonciar, attenzione a Gonciar perché a 50 secondi di ritardo in classifica generale e domani c'è la cronometro. C'è naturalmente Jimenez, il grande scalatore spagnolo, e c'è assieme a Bettini anche Figueras, e l'ultimo che ho visto è stato il kazako Scheffer, unico della Riso Scotti. A voi. Mentre sempre in testa gli uomini di Pantani con Cepe Gonzalez, naturalmente nel gruppo di testa ci sono tutti gli uomini di alta classifica, i due battistrada e un break pubblicitario. 2 minuti di vantaggio per i due battistrada a 15 km dalla conclusione. A questo punto ecco, perfetto. Cerchiamo di vedere chi c'è nel gruppo di testa. Borgheresi, Forconi, poi in terza posizione Buonaora, il colombiano, poi Jalabert, poi c'è Rebellin, mentre scatta Cepe Gonzalez, esce dal gruppo Cepe Gonzalez, tentano di chiudere il buco gli uomini, ecco che la regia ci ripropone Borgheresi che tenta di riportarsi su Cepe Gonzalez, attacco di Cepe Gonzalez, ma vediamo un po' chi c'è, ho visto molto bene Rebellin nelle prime posizioni, poi vediamo, ecco, panoramica, Cepe Gonzalez 20 metri di vantaggio nei confronti del gruppo che non gli concede spazio per il momento, i due battistrada, siamo a 15 km dalla conclusione. Non era il momento giusto per attaccare la salita, era per nulla dura e poi c'è anche contro. Quindi ha sbagliato i tempi, doveva secondo me aspettare, intanto vediamo proprio Jalabert, poi vediamo anche Savoldelli, vediamo Rebellin, vediamo Gotti, poi anche Axelsson, poi c'è Frigo, poi c'è Sgambelluri, eccolo qua Sgambelluri, poi c'è Noè, c'è Missaglia, Scheffer, Kamenzind, Padnos, Luttenberger, mentre Pelo, Zaina è in difficoltà, Pantani, Simoni, poi c'è Padnos, quindi quello di prima era De Paoli, quello di prima era Bettini, poi c'è anche Santiago Blanco, c'è Di Grande, poi c'è Zinchenko, poi c'è Gasperoni, Vicelli, Mason, Gubert. Sono 45 i corridori che fanno parte del gruppo di testa, praticamente tutti gli uomini dell'alta classifica, mentre ci viene recapitato un comunicato stampa, i sottoscritti corridori che sono Bettini, Di Grande, Figueras, Bonacciari, Noè, Taf, i sottoscritti corridori della Mapei Quick Step si dichiarano disponibili a sottoporsi a qualsiasi esame medico purché venga condotto da Unione Ciclistica Internazionale, Federazione Ciclistica Italiana, CONI, in modo corretto e trasparente. Inoltre non sarà presa in considerazione in nessun caso l'eventualità di uno sciopero che preveda l'abbandono del Giro d'Italia. Mazzocchi con Zaina. Sì, con Zaina che si è staccato poco prima che ci fosse una piccola discesa, ha perso in un attimo praticamente 15 secondi, un'azione abbastanza appesantita per Zaina
che era difficoltà già da qualche tempo in coda al gruppo vicino a Zulle, spesso vicino a Zulle. C'è da dire che qui fa molto freddo a questo punto, perlomeno ricordando le temperature di qualche giorno fa, e soffia un forte vento laterale da sinistra. Praticamente quando Cepe Gonzalez ha attaccato, ha fatto una curva e si è trovato il vento forte di fronte, cioè contro, e sicuramente questo lo ha frenato. Comunque Zaina adesso a 400-500 metri ritardo, siamo praticamente tra le nuvole. Comunque, a voi. E non è che le situazioni atmosferiche qui siano migliori, anzi stanno peggiorando, mentre c'è questo gesto atletico di questo tifoso che affianca i due battistrada. Mi sembra che sia un po' in difficoltà Jimenez, corridore della Banesto, anche Zulle è presente nel primo gruppo, ma tutta la Banesto è nella parte dietro di questo gruppetto, di questo primo gruppetto che sta ormai raggiungendo la coppia di testa. Ecco, fu vera gloria. Mi sembra che Eras e Jimenez vengano, mentre vedete Virank in quinta posizione con Lutenberger, vengono molto pubblicizzati. Ma Jimenez è un corridore un po' strano, un corridore che ha fatto molto bene la Vuelta, soprattutto l'anno scorso, dove vinse 4 tappe e arrivò terzo in classifica generale, però un corridore un po' con alti e bassi, capace di fare prestazioni incredibili ma anche capace di prendere delle crisi spaventose. Ma sentiamo Bulbarelli, che può darsi che abbia qualche notizia in più. Sì, lo sto seguendo da qualche chilometro in Menes e si mantiene sempre a centro gruppo, comunque vicino ad Arieta e a Zulle e anche a Piepoli, ovvero i compagni di squadra che gli sono rimasti al fianco. Mi sembra che stia, non so se si possa usare questo termine in salita, ma mi sembra che stia un po' limando, ecco, come sta facendo anche Kamenzind. Si mantiene lì in mezzo e cerca di prendere meno vento e meno freddo possibile. Nel frattempo ha perso contatto Forconi. Forconi che aveva lavorato alla grande e pertanto non poteva che concludere in questa maniera il suo lavoro. Mi sembra che Jimenez si stia riportando nelle posizioni di testa. Sì, ma può anche darsi che sia stata scelta la sua, quella di rimanere dietro. Adesso siamo ormai nel tratto in discesa, ci sono 2-3 chilometri di discesa. 35 secondi soltanto per i due battistrada. Meritano comunque un applauso, 10 lode, perché proprio grazie a questi due atleti questa tappa che per prima si conclude oltre i 2000 metri si è risolta fatto agonistico di grosso spessore. Sì, hanno fatto veramente una grossa impresa, solo che l'inseguimento dietro è stato troppo forte, quindi non c'è stato nulla da fare per loro. Adesso intanto rivediamo le immagini di questa mattina. Ecco, questa è la partenza di questa tappa. Dovevano fare 253 chilometri, sono partiti sotto una pioggia torrenziale. Ma nonostante ciò, non il morale, molti ce l'hanno alto. E in difficoltà gli elicotteri, qui purtroppo le condizioni atmosferiche sembravano migliorate. Una nebbia in Lombardia in novembre. Ma qui è improvvisamente vengono nuvole e non si vede nulla, poi nel giro di pochi minuti è capace di tornare, non dico il sereno, ma un po' più di luce. Adesso vediamo le immagini di questa mattina. E naturalmente le condizioni atmosferiche, questo freddo ha così costretto questo tifoso ad abbandonare la linea del traguardo. Tanti auguri, ci auguriamo che non si tratti assolutamente di cosa grave, ripeto, e purtroppo, ripeto, queste condizioni atmosferiche, questo freddo veramente invernale. Ecco i due battistrada alla ricognizione di Bugno. Signore e signori, buongiorno, siamo qua all'ultimo chilometro di questa interminabile salita. Qua, come potete vedere, oggi le condizioni climatiche sono pessime e quindi abbiamo preferito fare una ricognizione fissa, cioè senza andare in bicicletta. Come potete vedere, gli ultimi 7 km di questa salita sono forse il tratto più impegnativo, presenta una pendenza media del 7%,
con l'ultimo chilometro abbastanza impegnativo all'8%, con vari tornanti che sicuramente daranno un po' di fastidio ai corridori. Secondo me i rapporti che potranno essere utilizzati a questo arrivo saranno 39-41 con 17-19. Siamo qua a 100 metri dall'arrivo, la salita diciamo che qua ormai è finita, e la pendenza è ancora sempre all'8%. Diciamo che qua siamo all'ultimo tratto che è in pianura praticamente, ormai i giochi saranno fatti. Quindi prevedo un arrivo in un ristretto gruppo di scalatori e vedremo poi, i favoriti sono sempre quelli. Comunque un tempo così vedo bene Kamenzin e Di Luca perché è giovane. Poi ci saranno naturalmente Pantani e Gotti che sono naturalmente i favoriti in assoluto, con Jalabert e tutti gli altri che pretendono la maglia rosa. A voi studio. Allora, la battuta cattiva di Cassani è stata, mentre io, e lo avrete sicuramente visto nella trasmissione di questa mattina, ho affrontato in bici il tratto finale, evidentemente Gianni Bugno aveva paura di non farcela, sì, non dire di no. No, è che io l'ho fatto in ottobre. Intanto rivediamo la sintesi della tappa. Questo è il primo Gran Premio della montagna vinto da Piccoli su Caucchioli. Ritorniamo con le immagini in diretta qui sull'arrivo. I due battistrada sono segnalati a 10 km, 20 secondi il vantaggio, mentre si è ritirato il numero 99, Trombetta. Che era caduto ieri, è riuscito a ripartire questa mattina, però la tappa lunga e il brutto tempo lo hanno costretto al ritiro. E con queste immagini di nebbie in Val Padana, Midisport. Me gusta, me gusta! Si sente quando è estate. E ritorniamo in cronaca diretta con questa sfilata storica. Praticamente nelle ultime tappe c'è sempre questo break storico molto bello che allieta l'attesa degli spettatori. Oggi non può salire la carovana pubblicitaria perché la strada è impossibile, stretta, difficile, non ci sono parcheggi, almeno sotto la pioggia con questo freddo polare. E queste immagini dimostrano in quali condizioni stiamo trasmettendo, almeno una musichetta medievale. Hanno fisico perché con il freddo che c'è, senza giacca, senza niente, sono qui che stanno sbandierando complimenti. Anche perché questa mattina quando io sono salito con la funivia ho visto tanti sciatori salire qua. Intanto la corsa è giunta a 8 km dall'arrivo, quindi ancora 3 km di strada pianeggiante in leggera discesa, poi gli ultimi 5 di salita all'8-9%. Ed eccoci con le immagini dell'Aquila, è uno dei capisaldi del rugby. Non so, purtroppo non è possibile coinvolgere Mazzocchi che di rugby è un maestro, lo risentiremo domani. Mentre il vantaggio del gruppo 20 secondi, erano 10 secondi, sembrava che stessero per riprenderli, poi ci hanno ripensato. No, li tengono a morire, come si dice. No, è che sono in discesa, quindi anche davanti riescono ad andare forte. Tra un po' finirà la discesa e verranno raggiunti e dopo comincerà probabilmente la bagarre finale, ma bisogna vedere poi chi ha la gamba per scattare, chi ha la condizione per farlo. Pantani sembra di sì, però mi sembra che anche Gotti stia pedalando molto bene. Anche Rebellin era lì davanti, sembrava abbastanza facile. Rebellin Gotti, come giustamente abbiamo fatto notare, Rebellin Gotti che per il momento temporeggiano. Anche perché non hanno ancora trovato salita adatta a loro, anche se io mi aspettavo uno scatto di Rebellin sul Monte Serino, non da Gotti, mi aspetto qualcosa oggi da Gotti. 21 secondi il vantaggio dei due battistrada, da quanti chilometri sono in fuga? Siamo a 7 chilometri dalla conclusione, non è il bondone ma poco ci manca.
No, c'è neve, siamo a 2100 metri, quindi siamo alti, siamo nel mese di maggio, ci sono ancora delle piste da sci aperte qua, intanto ci sono anche dei tifosi di Figueras, 10 secondi il vantaggio, stanno per essere ripresi. Analizzando il percorso del giro a primo piano di Mariano Piccoli, il trentino che ogni anno conquista una maglia di una classifica particolare, Gran Premio della Montagna, Ciclamino oggi si è lanciato in un'avventura veramente bella, eccoci qua con... e coraggiosa, soprattutto coraggiosa. In un primo momento pensavamo che Piccoli fosse il punto d'appoggio, il trampolino di lancio per Kamenz, poi mentre a questo punto ha pochi, a sette chilometri dalla conclusione, gruppo compatto, mentre la regia ci ripropone le immagini registrate questa mattina. Era l'intergiro questo a Luco dei Marsi, adesso invece rivediamo il secondo Gran Premio della Montagna vinto da Piccoli su Caucchioli. E allora gruppo compatto con gli uomini di Pantani nelle primissime posizioni, sempre la Mercatone fa l'andatura. Adesso rivediamo la caduta all'inizio della salita del Gran Sasso, dove Pantani era rimasto leggermente attardato ma riesce a riportarsi in gruppo. Mi sembra fra l'altro che oggi abbia una bicicletta nuova Pantani, una bicicletta più leggera, anche per Jalabert, come di solito fa all'imbocco della salita, cambia bicicletta, quindi bicicletta più piccolina, bicicletta per la salita. Il blocco degli uomini del Mercatone 1 Bianchi in testa al gruppo significano che Pantani vuole attaccare o significa che Pantani vuole bloccare? Secondo me vuole attaccare, siamo a 6 chilometri all'arrivo, secondo me vuole attaccare o comunque vuole testare la condizione degli altri, qui non si capisce bene chi va forte e chi no, dopo 8 tappe salite ce ne sono state poche, attacchi non ce ne sono mai stati, parlo di uomini della classifica generale, e tutti si attendono oggi un attacco di Pantani. Un attacco, un controllo o che cosa? Ma secondo me non un attacco vero e proprio, si attendono un'accelerazione, anche perché qui al Montesirino nessuno ha dimostrato di avere la forza di poter attaccare. In poche parole, qui oggi non si fa classifica. No, non si fa classifica, però si può capire chi va forte e chi no. Non sapremo chi vincerà il Giro d'Italia, ma probabilmente sapremo chi non potrà vincerlo. E intanto abbiamo visto un Pantani pimpante, un Pantani che controlla la corsa, un Pantani che quindi è convinto di poter vincere il Giro perché sta controllando la corsa. Abbiamo visto Jalabert nelle prime posizioni, abbiamo visto Gotti, Rebellin, Virenque. Sì, Pantani supportato da una grande squadra, hanno corso in modo impeccabile fino a questo punto. L'anno scorso un totalmente diverso, un corridore che aveva bisogno di prove, aveva bisogno di test per vedere quanto andasse forte. Fino alle prime tappe lo abbiamo visto attaccare sul Bert, abbiamo visto attaccare sul Monte Argentario, sul Lago Laceno, anche se poi rimase staccato da Zulle e rimase attardato anche in pianura nel ventaglio a Lecce. Quest'anno invece Pantani non ha fatto uno scatto e addirittura nella tappa di Foggia ha attaccato con la squadra nel vento, col vento. Pantani, possiamo dire, ha preso coscienza del proprio ruolo, ha preso coscienza delle proprie possibilità, non rischia più, non deve più rischiare, non deve più cercare di capire. Ormai è lui il padrone del Giro. Comunque vadano le cose, ha dimostrato che ha completamente cambiato la sua visione di corsa. Non è che sia lui il padrone del Giro, l'impressione è che tutti abbiano una paura matta di Pantani e della Mercatone 1. Lui non ha bisogno di prove, anche perché quest'anno, a differenza degli anni scorsi, cioè a differenza degli anni scorsi dove vedevamo di solito corridori delle corse a tappe non presenti all'inizio stagione, lui fin da marzo ha cominciato ad andare forte, ha cominciato a vincere, ha vinto 3 corse in Spagna, è andato molto forte alla Milano-Sanremo, non ha partecipato alle classiche in Belgio perché forse si era accorto di andare troppo forte, ha rallentato un attimo e ha fatto un programma di avvicinamento al Giro d'Italia abbastanza tranquillo. Difatti al Giro di Toscana non era brillantissimo, forse aveva proprio scelto lui di essere leggermente in ritardo per essere poi in grande forma da metà giro in poi, quando poi si decide il Giro.
Balani, puoi farci vedere un attimo un'inquadratura qui sul traguardo, poi vi spiegherò il perché. Eccoci, a parte questo folcloristico personaggio, nebbia, una nebbia da novembre di Valpadana, una nebbia che ha costretto i nostri elicotteri ad atterrare e pertanto purtroppo non siamo più in grado di presentarvi con le telecamere mobili gli ultimi chilometri, telecamere mobili che hanno fatto un grandissimo lavoro questa mattina, ma purtroppo a questo punto gli elicotteri hanno dovuto abbandonare, ecco qui guardate la nebbia, hanno dovuto abbandonare il giro. Questa è una bandiera spagnola, qualche tifoso ci ha detto è la bandiera della Roma, no, è la bandiera spagnola, sono quattro le formazioni iberiche al Giro d'Italia, allora Garzelli è a 3 primi e 30 secondi, Richard 4 e 25, ma dall'ammiraglia della Mercatone 1 ci hanno assicurato che questo ritardo di Garzelli, che comunque vadano le cose qualunque sia il programma di Pantani, Garzelli sarà al Tour de France. Allora, siamo adesso nel tratto più impegnativo, gli ultimi 4 chilometri, le pendenze sono intorno all'8-9% e adesso cominceranno a staccarsi i corridori e vedremo chi riuscirà ad andarsene e chi invece non riuscirà a stare con i primi. E auguriamoci che le nostre telecamere riescano a bucare la nebbia, perlomeno negli ultimi 100 metri non ci sono problemi, ecco questa immagine ci rassicura, almeno il tratto finale potrà essere coperto dalle telecamere fisse. Siamo a 4 chilometri ed è Simoni che va all'attacco. Ed eccoci con Simoni al contrattacco mentre la regia ci sta riproponendo qualche immagine registrata proprio per non farvi mancare l'apporto del video corsa. Siamo a 4 chilometri, meno di 4 chilometri. Simoni tenta l'attacco, Simoni viene ripreso, sempre gli uomini della Mercatone 1 in testa a fare l'andatura, c'è anche Jalabert, Savoldelli che sta andando molto bene. Sì, vediamo proprio il momento dell'aggancio della fuga, qui siamo a 6 chilometri e mezzo dall'arrivo e sempre Forconi e Borgheresi, siamo appunto con le immagini registrate proprio del momento che appunto precede l'aggancio della conclusione fuga. Della fuga che è durata esattamente 210 chilometri. Piccoli e Cauchioli sono rimasti in fuga per 210 chilometri. Crolla un po' il mondo queste immagini, questa nebbia che purtroppo non ci consente, ma volevamo proprio il conforto di queste immagini per chiarire in quali condizioni atmosferiche si concluda questa ottava tappa da Pescara al Gran Sasso, 253 chilometri. Se pensi che 4 giorni fa stavamo a 38 gradi. Tu pensa in quali condizioni siano costretti ad affrontare il giro gli atleti. 30... Lo so, io ne ho fatti 12 di Giro d'Italia, quindi... Sì, so ma quanto... adesso tu sei qui. Lo so, accanto. Ma per dirti, so quanto è difficile... E soprattutto quando trovi tappe, perché col caldo riesci bene o male a difenderti, ma quando fa freddo ma è soprattutto lo sbalzo tra l'Africa e il Polo Nord, il Polo Nord. Sì, per Africa intendo i 40 gradi. Per vincere una grande corsa tappe bisogna avere fisico, bisogna avere testa, bisogna avere la concentrazione. Sono pochi i corridori che possono vincere le grandi corse a tappe, e anche per questo, perché devi essere capace di sopportare i 40 gradi e devi essere capace di sopportare la neve, i 2-3 gradi. 3 chilometri alla conclusione, mentre il ritardo del gruppo Berzin è salito a 7 primi e 30 secondi, 3 chilometri alla conclusione, quindi uno sprint, no. Naturalmente non con i velocisti, i Cipollini, i Brailevens, i 40. No, non ci sarà uno sprint, ci sarà qualcuno adesso che scatterà, anche perché poi l'ultimo chilometro forse è il più impegnativo.
Intanto ricordiamo che domani ci sarà la nuova tappa, la nona tappa, cronometro individuale Ancona, 32 chilometri, un tracciato ondulato e molto tecnico. Scatta Jimenez. Jimenez, che ha appena trovato la salita dura, si è portato in testa, ma anche Pantani, Cammes e Negotti si sono riportati su Jimenez. Quindi tutti gli scalatori in testa. Jimenez, primo scatto al Giro d'Italia. Jimenez, che alla Vuelta dell'anno scorso si era imposto ben 4 volte. Sì, Jimenez che la posizione che aveva intorno a 15-20 km dall'arrivo era una scelta, quindi non era assolutamente perché era in difficoltà, ma perché è partito Pantani forcing con Gotti alla ruota. Attacco di Pantani, siamo a 2 chilometri dalla conclusione. Di Grande e Di Luca in difficoltà. Pantani, il pirata, dimostrazione di forza, il vuol dimostrare di essere lui il capo di questo Giro d'Italia, il faro. Intanto, mentre Eras, l'altro spagnolo, ha forato. Pantani e Gotti al comando, un testa a testa di grande spicco agonistico. Gli ultimi due vincitori del Giro d'Italia, quindi Pantani e Gotti, siamo ormai a 2,5 km dall'arrivo, siamo in un tratto molto duro, molto impegnativo, con un testa a testa, attenzione perché Jalabert in difficoltà, testa a testa tra Pantani e Gotti, con un Jalabert, la maglia rosa, in difficoltà, foratura di Eras, ed eccoci sul traguardo. Allora, attenzione perché Pantani ha un ritardo in classifica generale di 22 secondi su Jalabert e Gotti ha un ritardo uguale di 22 secondi, quindi se riescono a dare un distacco di 12-13 secondi a Jalabert, chi vince la tappa indosserà anche la maglia rosa. Ed ecco la situazione, la classifica generale: Jalabert a 7 secondi di Luca, 16 Savoldelli, Rebellina 20, Pantani, Frigo e Gotti a 22 secondi, Simoni a 25, quindi se continuerà l'attacco Pantani, Gotti hanno 5 secondi di vantaggio nei confronti di Jimenez e Zülle, uno spagnolo e uno svizzero all'inseguimento, mentre a 14 secondi c'è Noè e Kamenzin. Sì, oggi chi vincerà la tappa prenderà anche la maglia rosa, perché l'ultimo chilometro è durissimo, un corridore se va in crisi lì prende 15-20 secondi, un corridore come Jalabert che si è staccato a 2 chilometri dall'arrivo penso che perda un po' di secondi, un po' troppi. Quindi testa a testa finale tra gli ultimi due vincitori del Giro d'Italia, Pantani e Ivan Gotti, un romagnolo e un bergamasco. La cosa fa particolarmente piacere anche perché Gotti, dopo un anno spaziato, è riuscito a ritornare quello che abbiamo visto 2 anni fa al Giro d'Italia. Veramente un bentornato a Gotti e un saluto a Pantani. I due atleti più attesi, più gettonati in campo nazionale si ripresentano qui su questa Pantani salita. Da Pantani, solo il pirata, solo allora avevo parlato di tattiche, di attese, di possibilità, quando la strada è cominciato a rizzarsi sui pedali, eccolo Pantani. C'è niente da primo fare. Primo attacco di Pantani, Pantani che dimostra che quando la strada incomincia a salire non c'è nessuno in grado di resistere. Hanno scandito un ritmo forsennato i suoi uomini, Borgheresi e Porconi hanno fatto un lavoro incredibile, hanno ridotto il gruppo a una quarantina di unità e appena la strada è diventata impegnativa con le pendenze intorno al 10% è partito Pantani e ha fatto il voto. Non ha voluto la grande impresa, ha veramente, come abbiamo detto, imparato a condurre tatticamente la corsa con grande saggezza. Ha messo i suoi uomini, lode a Forconi e a Borgheresi, ha messo i suoi uomini. Io pregherei i tifosi di applaudire. Maglia rosa, 35 secondi.
chiederei ai tifosi per la tappa, per le prossime tappe, di non dare delle pacche sulle spalle ai corridori, non fanno piacere, potete applaudirli, potete incitare, ma non date pacche sulle spalle perché fanno male. E questo è il consiglio di un atleta. Ultimo chilometro. Siamo all'ultimo chilometro, grazie per questo consiglio, mi rivolgo a Davide Tulle. Cassani, grazie per questo consiglio che hai dato ai tifosi, applauditelo, correteli al fianco ma non dategli pacche sulle spalle. Adesso c'è anche Savoldelli, è passato adesso Kamenzid, è passato anche Nelson all'ultimo chilometro, ultimo chilometro che è molto impegnativo, adesso sta passando anche Piepoli, vediamo anche Gonciar, molto De Paoli, bene. Lutenberger e Jalabert, passato in questo momento Jalabert con molto un ritardo di 40 secondi. Molto bene anche Axelsson, lo svedese, che era considerato un uomo di classifica, perde terreno Jalabert, guadagna. Attenzione, tanto continuamente c'è Pantani. Davide, vieni qua vicino a me così evitiamo di parlarci addosso uno con l'altro, visto che fra me e te ci sono ormai 5 metri, ecco che arriva. Allora, Jimenez e Gotti, 28 secondi tra Pantani e Jalabert, 48 secondi, allora Pantani, Gotti a 14 secondi, Jimenez con Gotti, Zulle a 20 secondi, poi abbiamo Frigo, Noè a 34 secondi, Kamenzin a 48 secondi, Jalabert. Miceli sta passando adesso all'ultimo chilometro. Ed eccolo qua. Con le telecamere fisse, telecamere che fisse, che inquadrano il vincitore, il dominatore di questa tappa. Grande classe, grande potenza, ma anche grande saggezza tattica. Non aveva bisogno di grandi imprese, vi avevamo detto Pantani ormai ha imparato a fare il leader, ha messo la sua squadra al comando, grazie a Forconi, grazie a Borgheresi, e poi il colpo del knockout, uno scatto secco dopo essere stato in fuga con Gotti, il knockout, siamo con un primo piano di Pantani, Pantani che taglia il traguardo, vince, alza il braccio, Pantani pronti a far partire il cronometro. Pantani che vince la tappa e indossa anche la maglia rosa. Dovrebbe essere Jimenez, eccolo qua, lo spagnolo Jimenez al Giro di Spagna, 4 vittorie, qui deve accontentarsi del posto d'onore, ecco Jimenez, poi Alex Zulle, poi ecco che arriva Gotti, poi vediamo chi sbuca, ecco qua, taglia il traguardo Ivan Gotti, ed eccoci con nell'ordine Noè, poi Buenaora e poi ancora Frigo a 35 secondi, mentre ora abbiamo visto Piepoli nella precedente inquadratura, ecco che arriva Gonciar, poi Cadol, poi Kamenzin, poi Piepoli e poi Axelsson, e poi ecco che arriva Jalabert, e poi in ultima posizione in questo gruppo ecco che arriva De Paoli. 1:05 circa il ritardo di Jalabert, quindi Pantani ha rifilato 22 secondi a Jimenez, 26 a Zulle, 33 a Gotti, 41 a Noè, Clavero e Frigo, 58 a Gonciar, con Gonciar c'era anche il campione del mondo Kamenzin. Adesso sta arrivando adesso Di Luca con un ritardo di 1:33. Ma prima di Di Luca è arrivato Savoldelli, ecco che ora arrivano Virank, Sgambelluri e poi gli uomini della Kelme. Mi rivolgo a Eugenio, appena è possibile effettuare qualche collegamento sul traguardo, chiedici immediatamente la linea. Allora ecco che le ammiraglie vengono fatte deviare, mentre esulta il padre di Pantani, mentre ecco che sta arrivando, è arrivato Mason, Gasperoni, è arrivato anche
Ivanov, un ritardo di 2 minuti e 15 secondi. Allora, commentiamo un attimo a livello tecnico-tattico questa... Sta arrivando Rebellin. Mentre ecco che taglia il traguardo Rebellin, 2 e 24 il ritardo di Rebellin, mentre ecco Miceli, il ritardo di Miceli 2 e 35. È bastato un chilometro per fare selezione. Questo è il giro, questo è Pantani. Sì, perché la tappa lunga, soprattutto il brutto tempo e questi ultimi 5 chilometri hanno creato una bella selezione. Sta arrivando anche Figueras con Secchiari e Gubert. Merita un primo piano la bici. È una bici nuova, non ha mai usato questo particolare tipo di bici. È una bicicletta speciale per la salita, molto leggera, e un Pantani che sul cambio c'ha 10 biciclette per questo Giro d'Italia. Ma ha due gambe che valgono più di 10 biciclette. Eh sì, alla fine ci vogliono sempre i garun, come diceva Bind. Allora, analizziamo un po' questa bicicletta, visto che il regista ce la ripropone, i rapporti. Ma i rapporti di solito la sella Pantani molto alta, usa... il canotto molto... No, molto alto, perché preferisce usare un telaio più piccolino, più basso, per avere più rigidità, maggiore rigidità. Anche le ruote sono speciali, sono molto leggere. Rapporti, le corone in titanio, Pantani di solito usa ruote da 28 raggi, anche perché il peso glielo permette, lui che è 57 kg può usare ruote più leggere, a differenza di corridori che invece pesando di più hanno bisogno di ruote un po' più forti. 253 km, l'ottava tappa, intanto 7 ore 9 primi 10 secondi, media 35. 385. E rivediamo intanto a 3 km all'arrivo lo scatto di Jimenez, ma appena raggiunto Jimenez è partito Pantani con Gotti e Kamenzind. Un Pantani che vedete non è partito secco, ma è partito come di solito fa lui, una lunga progressione. E mentre vediamo l'attacco di Pantani, sentiamo il direttore sportivo di Pantani. Sì, segnaliamo che Pantani si sta cambiando nel camper, naturalmente tutti i corridori stanno cambiando questa il loro abbigliamento, perché come potete immaginare è fradicio. Martinelli, ieri lei ha detto speriamo che lo attacchino, così vedremo il vero Pantani attaccato lui. Abbiamo aspettato gli ultimi 3 chilometri, la corsa l'abbiamo fatta noi, anche se è stato difficile oggi, perché era una salita che abbiamo dovuto fare una fatica bestiale per tirare fuori veramente il gruppetto dei migliori. Speriamo che non abbiamo patito un po' troppo oggi, perché la squadra ha lavorato molto e abbiamo raccolto sicuramente il massimo che si poteva, però abbiamo un Gotti forte, abbiamo un Zulle che non ha mollato molto, perciò attenzione, non è Jalabert, domani forse potrebbe anche riprendersi la maglia. Cioè, chi dice che il giro è finito adesso sbaglia. No, sicuramente sbaglia di grosso, perché le salite sì, oggi era una salita forse non adattissima a Pantani. Però la squadra ha lavorato molto, ma abbiamo fatto molto fatica oggi. Adesso può dire, è finita la tappa. Era preventivato lo scatto ai due dall'arrivo? Pantani gliel'aveva preannunciato o no? O lui corre sempre così come viene? No, noi si parla sempre, la tattica si fa. Dopo naturalmente è Pantani che improvvisa. Però come ha corso la squadra era prevedibile che Pantani attaccasse. Ringraziamo il direttore sportivo Giuseppe Martinelli. Davide, e per Davide intendo Cassani, seguiamo questo finale. Allora, i direttori sportivi mi sembra aspetta, che intanto nelle dichiarazioni facciano sempre molta pretattica. Abbiamo visto Pantani arrabbiarsi con Gotti perché non gli dà una mano, ma probabilmente Gotti era il gancio e lo ha dimostrato, perché poi si è fatto anche raggiungere da Gimene e Zulle. Andava su troppo forte Pantani, adesso fra l'altro siamo in una zona un po' più facile, 2 chilometri all'arrivo, e qui probabilmente se ne va. Difatti vedete, appena accenna la salita a ritornare, Gotti cerca, bravissimo, vedete, ha cercato subito di dare una mano a Pantani che ha buttato via la borraccia, non gli serve più, mancano 2 chilometri, vedete Pantani sbracciato. Loro sentono un po' meno freddo perché gli ultimi 30 chilometri erano quasi tutti in salita, quindi non è che hanno patito molto il freddo, e adesso se ne va. Pantani che eccoci qua, Pantani, aumenta. Pantani, Gotti, il testa a testa finale che abbiamo preannunciato, ora lo possiamo vedere, possiamo seguirlo. Sì, nel tratto che abbiamo visto in precedenza, strada un po' più leggera, adesso vedete proprio che la
la pedalata si fa un po' più pesante perché la salita torna ad essere impegnativa, intorno al 10%. Pantani continua questo suo modo abbastanza singolare di andare in salita, mani basse come un velocista. Ma c'era Gaul che andava così. Sì, uguale, mentre vedete Gotti che sale seduto con le mani sulle manopole dei ecco, freni. Ecco, potete proprio notare la differenza tra il modo di attaccare, e Pantani scatta e Gotti si stacca. Sì, Pantani praticamente continua con lo stesso ritmo. Vedete quanto si alzi sui pedali, si è messo seduto, ha cambiato rapporto, ha messo un rapporto un po' più agile ed è ripartito. Ha un modo incredibile di andare in salita. Comunque un'ipoteca importantissima, adatto, anche perché ha smontato le velleità di tutti gli altri. Cioè oggi Pantani il pirata ha detto signori. Ma l'avevamo sentita anche nella relazione dei giorni precedenti, tutti avevano una paura terribile di Pantani. Sul Monte Serino non è scattato nessuno, perché tutti avevano paura di un contrattacco di Pantani. Cioè, per scattare bisogna anche andare forte, l'unico che era in grado di poterlo fare era lui e lo ha fatto, l'ha messo, ma tutti se lo aspettavano, perché quando un corridore come Forconi e Borgheresi a 30 km dall'arrivo cominciano a imporre un ritmo del genere, tutti aspettavano uno scatto di Pantani negli ultimi 2-3 chilometri. Quindi grande forcing, controllo della corsa da parte della Mercatone 1 Bianchi, rapporto lunghissimo da parte dei gregari proprio per fare l'andatura, per portare al gancio i corridori, per dar poi modo a Pantani a 2 chilometri dalla conclusione di effettuare lo scatto del knockout. Scatto del knockout che ora noi stiamo appunto seguendo, con Pantani che si volta, controlla, non c'è più nessuno in grado di resistere al suo attacco. L'ultimo è stato Ivan Gotti, vale a dire i vincitori delle due ultime edizioni del Giro, Ivan Gotti che comunque ha dimostrato di essere ancora competitivo, e adesso seguiamo, godiamoci questo finish, questo finale, questa apoteosi per Marco Pantani. Vedete proprio lo stile di uno scalatore, corridori leggeri, stanno molto sui pedali a differenza dei passisti che invece sono costretti a salire seduti, anche perché sono più potenti, hanno più forza, quindi hanno possibilità di sedere seduti, mentre Pantani sfrutta molto l'agilità. Vedete con quanta grinta, con quanta rabbia riesca a sprintare, con quanta agilità dopo 253 chilometri. Qui la salita è intorno al 10-11%, è molto ma molto impegnativa, ma lui la fa sembrare facile. Sembra che stia andando a cronometro. A proposito di cronometro, come si comporterà domani Pantani? Ecco, questo sarà un bel test per lui. Di solito Gotti, parlando tra scalatori, è un po' più forte di Pantani. Però l'anno scorso, soprattutto nell'ultimo cronometro, ha stupito tutti a Lugano. Vedremo domani. Anche perché potrebbe cambiare, come è stato detto in precedenza. Jalabert oggi ha preso una bella botta, perché un minuto e 5 secondi in 4 km di salita sono tanti. Però domani potrebbe anche riprendere la maglia rosa, ma a questo punto non penso che con le salite che dovremo ancora affrontare possa combattere con corridori come Pantani. Però attenzione, perché la cosa interessante di questa tappa è stata la presenza di Zulle, che è andato fortissimo. Ne avevamo parlato di Zulle, ed ecco che ora ci viene presentata la nuova classifica generale dopo 8 tappe. Pantani in rosa, il suo vantaggio è di 23 secondi, di 38 secondi nei confronti di Jimenez, mentre c'è Gotti a 45 secondi, mentre l'ordine d'arrivo di questa ottava tappa vede Pantani primo a 23 secondi, Jimenez 26, Jimenez spagnolo, Zulle svizzero a 26 secondi, Gotti a 33, Noè a 42, poi Clavero il campione nazionale iberico a 42, Frigo a 42 secondi, poi Gonciar a 58 e Codol a un primo. Li avevamo beccati tutti, la media 35 e 385, i 253 chilometri di questa tappa, 7 ore, 9 primi, 10 secondi. Dopo l'immagine di Pantani, quella di Claudio Ferretti, che ci preannuncia gli ospiti del suo processo alla tappa.
Sono onorato, Adriano, e prima di tutto ti ricordo che sarai anche tu tra gli ospiti. Sarà in un certo senso una trasmissione a sorpresa, considerate le condizioni climatiche e logistiche. I corridori, molti dei corridori devono rientrare presto, il traffico in discesa sarà naturalmente difficile, i giornalisti sono fermi in sala stampa a 25 chilometri da qui. Quindi ripeto, uno scenario a sorpresa nel processo. Certo è che divideremo la trasmissione in due parti, la prima naturalmente avremo Pantani in diretta naturalmente, allora ce l'abbiamo adesso in telecronaca, allora a te Bulbarelli. Purtroppo abbiamo perso le prime battute, ma Marco la prima sfida con Gotti, purtroppo è dovuto andare alla premiazione, lo ascolteremo tra qualche minuto. E allora torniamo in studio al processo, lo avremo in apertura di processo alla tappa, ripeto divideremo la trasmissione in due parti, la prima tutta dedicata a questa entusiasmante finale di tappa, la seconda agli strascichi della questione doping che anche oggi ha infiammato la carovana e spero che ci raggiungeranno presto il presidente della federazione Ceruti e il presidente dell'associazione Corridori, l'avvocato Ingrilli. A tra pochissimo e spero anche che arriverai anche tu naturalmente, Adriano. Certo, con un paio di coperte che ci hanno permesso concludere questa tappa. Pantani e i suoi tifosi, e con questa immagine concludiamo la nostra telecronaca diretta augurandovi, gentili signore e signori, buonasera, appuntamento domani. Una gran festa, certamente. Marco Pantani, assoluto padrone del giro al termine dell'ottava tappa, questo è il responso del Gran Sasso e meno male Ormezzano che ieri proprio al processo alla tappa Pantani aveva detto mi aspetto Jalabert al Gran Sasso. Ignoranza intelligente o se semplicemente esplosività interna, cioè che Pantani oggi non potesse fare a meno di andare così, addirittura si potrebbe prospettare un caso drammatico, lui va normale e gli altri vanno proprio piano e lo si saprà nei prossimi giorni, magari già domani a cronometro possono cambiare delle cose, delle cosine, delle cosone, per esempio Gotti potrebbe tentare di andare vicino a Maglia Rosa o prenderla, magari facendo felice Pantani, ecco. Vedi Ormezzano, lo champagne, tu l'avevi detto qualche puntata sì, fa. Sì. Come me. Finalmente sei fino aperto. Mi sento vicino a Pantani, ben scelto, no? Piazzerò qui la più banale delle domande, ma è assolutamente fatale. Il giro è finito qui? No, perché era finito sabato scorso, secondo me. soltanto per quello, sì, soltanto per